Amici del CUN, benvenuti al Triestina Stadium per la prima giornata della prima divisione del girone Lega Calcio Statale del campionato universitario. In campo ci sono Ritmo Tech e Chiavo Veronica. Esordio assoluto per i primi, mentre i secondi sono al terzo anno di partecipazione. Nell'ultima stagione sesti nella Lega, sono usciti al primo turno della Coppa Benedetta Dientino e agli ottavi della Coppa Università. Ora elenchiamo le formazioni: Chiavo Veronica, Barretta, Bozzetti, Bragalini, Garbagnati, Osele, Borato, Zaniboni, Giuliano. Per la Ritmotech, Cassetta, Cecala, De Carolis, Guerra, Jarak, Maronati, Matti, Perona, Rossi e Salvati. Palla verticale per Matti! 1-0 per la Ritmotech, grande palla di Cecala per Matti che batte Giuliano e porta in vantaggio i suoi. Cecala, movimento di Matti, si tiene con Garbagnati, cross dentro, Rossi di testa, non trova la porta, era una grande chance per raddoppio dei bianchi, blu. Attenzione, Borato, scarica a sinistra, arriva Salvati di Cancarriera che può servire a sinistra Guerra, la palla arriva per il numero 11, Guerra punta l'avversario di destro, Guerra col destro, 2-0, Ritmotech, che gol del numero 11 Guerra. Già nel corso dell'ottavo minuto di gioco, qui siamo al nono, Cecala. Jarak prova il destro da lontano, sfiora il palo con un bolide numero 23, che pericolo per Giuliano. Gira a destra, pallone per Jarak, lancio lunghissimo per il colpo di destra di Matti che non trova la porta di un soffio. Che bella azione in verticale della Ritmotech che è andata vicinissimo alla rete del 3-0 con Matti di testa. Barretta in avanti per Borato, Borato la lascia sfilare e buca Perona per la rete del 2-1. Grande sinistro del numero 10 del Chiavo Veronica e partita che torna viva, 2-1. Trattenuto palesemente dal numero 14 Zaniboni, Zaniboni prova la palla dentro, chiude un difensore, poi il tiro di Zaniboni alzato nel calcio d'angolo dal numero 21 della formazione avversaria, ossia Cassetta, e trova il gol del 2-2 Chiavo Veronica. Il destro di Zaniboni deviato da Cassetta batte Perona per il 2-2. E ora è 2-2 il match fra le due squadre, ha rimontato il Chiavo Veronica, ma Guerra ha la possibilità di riportare i vantaggi suoi. Autore della rete del 2-0 con un gran destro, vediamo se si ripete, parte Guerra! E così! 3-2! È un gol pazzesco! Un altro di Guerra! 3-2 Ritmotech! E allora se ne va sulla destra la Ritmotech, forse per l'ultima occasione di questo primo tempo, in profondità, grande giocata di Matti, Matti prova dentro per Maronati, chiuso dalla retroguardia ospite, ancora arriva Cecala, porta la palla sul sinistro, entra sul destro, Cecala sul sinistro, salta Borato, palla in mezzo e l'autorete clamorosa di Barretta per la rete del 4-2 per la Ritmotech. Che giocata di Cecala a sinistra però, meravigliosa. E Barretta per anticipare l'attaccante ha messo in rete nella propria porta, sfortunato il difensore. 4-2 Ritmotech. Finisce il primo tempo fra Ritmotech e Chiavo Veronica, un primo tempo veramente entusiasmante, 4-2 per i bianco-blu. Bentornati per il secondo tempo fra Ritmotech e Chiavo Veronica da parte di Riccardo Garbarino qui al Triestina Stadium, punteggio sul 4-2 per la Ritmotech grazie alla doppietta di Guerra, alla rete di Matti e all'autorete di Barretta. Per il Chiavo Veronica le reti di Borato e Zaniboni avevano riportato momentaneamente in pareggio la formazione in grigio del Chiavo Veronica. Jarak botta da fuori che sfiora la traversa, che bolide del numero 23. Attenzione Cecala, salta l'avversario, Cecala entra in area di rigore, Cecala salta anche il portiere, il numero 5 in possesso di palla, prova il destro, il ritorno del portiere Giuliano nega la rete del 5-2 bianco-blu. Zaniboni conquista il pallone, poi Maronati per i bianco-blu, serve indietro. Attenzione, il numero 5 Barretta taglia in due l'avversario e segna il gol del 4-3 per il Chiavo Veronica. Si riscatta dopo l'autorete del 4-2, non molto bravo il numero 5 ad approfittare dell'errore e a battere Perona per il 4-3.
occhio, Morato numero 21 su di lui, palla in profondità per Garbagnati, Garbagnati il destro sull'esterno della rete, grande chance per la formazione del Chiavo Veronica per provare a pareggiare il match. Ancora Bragalini al piccolo passo, avanza al numero 37, serve il proprio compagno a destra, si tratta del numero 6, Bozzetti, Bozzetti in verticale, ha cercato il compagno, non trovato, Jarak prova a spezzare in due allora gli avversari, ancora Jarak dentro per De Carolis, chiuse clamorosamente la retroguardia con Bozzetti, Bozzetti il destro che termina alto, peccato, poteva essere una buona chance per il Chiavo Veronica. Attenzione, si gira Cecala, destro sporcato in calcio d'angolo. Palla dentro per Barretta, Barretta va fuori in difensore, Barretta col colpo sotto, batte il portiere Perona e trova il gol del 4-4 per l'entusiasmo dei tifosi. Garbagnati sul punto di battuta, il sinistro altissimo. Finisce qua, 4-4. Tra Ritmo Tech e Chiavo Veronica, le reti per la formazione di Simone Vullo sono di Guerra e doppietta di Guerra e Matti, autorete di Barretta che però ha fatto anche una doppietta nei 4 gol del Chiavo Veronica, Zaniboni e Borati le altre due reti. È tutto per questo match da parte di Riccardo Garbarino.